Ciao Grigliera Duro Crew, oggi ci grigliamo una bella trota. Adesso vediamo una ricetta super semplice con una delle eccellenze italiane, la trota. Voi sapete quanto ci piace andare a prendere le eccellenze del nostro paese e rivisitarle, riviverle in chiave barbecue. La trota è sicuramente una di queste, sia da allevamento che selvatiche, sono un piatto forte sia perché è ricco di omega 3, sia perché la trota è sempre la trota. Prima di andare avanti, metti mi piace a questo video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Per prima cosa andiamo a rimuovere con una bella forbice le pinne. Poi con un coltello ben affilato andiamo a incidere la pelle. Infine non facciamo altro che prendere un pochino di rub e lo facciamo penetrare bene nelle fessure all'interno, spalmando bene come da regola. Se non lo sapete, la trota è veramente ricca di elementi nutritivi e uno dei pesci con più omega 3, molto importanti per la salute del cervello e del cuore, un po' come il tè in frè. Utilizziamo un fish rub che è saporito ma delicato, delle note di limone, il nostro pepe bianco Muntok che gli dà una bella granulosità, croccantina, ma è comunque delicato, si sposa molto bene col pesce. E io sono innamorato del pepe di Sichuan e il sapore che riesce a dare a tutte le pietanze è veramente incredibile. Adesso lasciamo riposare in frigo il nostro pesce per almeno un'oretta in modo che il sapore del rub penetri molto bene. Nonostante lo andremo a preparare in cottura diretta, utilizzeremo comunque delle chips da mettere direttamente sulla brace in modo che il profumo e l'aroma della legna vadano a permeare per bene il nostro pesce. Utilizziamo in questo caso un legno di noce che è sicuramente più importante come sapore perché ovviamente l'affumicatura in cottura diretta è decisamente più leggera. Predisponete il vostro barbecue per una cottura diretta a media intensità. Se possibile utilizzate un dispositivo che vi permetta di regolare l'altezza del pesce. Questo perché sarà molto importante per non perdere elementi nutritivi il fatto di non bruciare la pelle ma andarla solo a dorare. Per sicurezza giratelo ogni 2-3 minuti per essere sicuri che la cottura sia omogenea. La trota sarà pronta quando avrà raggiunto i 65 gradi al cuore. E dopo una bella grigliatina la nostra trota è finalmente pronta. Come vedete la pelle è dorata, non bruciata, come avevo detto prima. E adesso andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Si toglie che è una meraviglia, che vuol dire che il grado di cottura è perfetto. Morbida e succosa. È decisamente saporita, veramente molto buona, te la mangeresti tutta da solo tranquillamente. Anche sfilettarla è molto semplice perché vedete le resche sono molto lunghe e la carne si toglie praticamente da sola. Anche il sentore di affumicato arriva molto bene, chiaro che non è un'affumicatura importante, però ti lascia quel profumo, quell'essenza in bocca che comunque è molto gradevole. E in effetti secondo me ha anche colorato un po'. Bene, anche per oggi da Grigliera Duro è tutto, vi aspettiamo al prossimo video. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella. Inoltre ci trovi anche su Facebook e Instagram e per tutte le informazioni www.grigliereduro.com.